Vai. Oggi 21 aprile 2013, 2765 a Burbe Condita. Siamo sulla cima del Monte Sacro e siamo di fronte al monumento a Simón Bolívar, che sul Monte Sacro nel 1805, eravamo in pieno potere napoleonico, fece il famoso giuramento che ripeteva il giuramento della plebe 2500 anni fa su questo stesso posto. Ci troviamo in un momento particolarmente importante della storia d'Italia e anche del mondo, perché questo momento è stato legato a un evento che è un evento storicamente rilevante, la rielezione di un vecchio decrepito alla presidenza di questa strana repubblica. Questa rielezione dimostra una cosa sola oggi ai nostri occhi, che ci troviamo in una situazione politicamente di stallo, per cui lor signori, cioè tutti coloro che oggi gestiscono il cosiddetto potere italiano per conto del potere di altri, sono stati costretti a rieleggere un vecchio decrepito che aveva già dato le sue sostanziali dimissioni per mancanza di una intrinseca alternativa. Loro non hanno alternativa. Tutti i tentativi che costoro hanno fatto per portare alla presidenza della Repubblica uno di loro sono caduti nel vuoto per intrinseca incapacità di questo sistema. Cioè non sono stati altri, siamo in attesa di altri, gli altri ancora non ci sono. Allora, per ricordare un evento importantissimo, quale è stata la secessione della plebe sul Monte Sacro, che è momento storico fondamentale della storia dell'umanità e soprattutto della civiltà romana. Il primo sciopero al mondo. Quello che la civiltà romana ha portato al mondo, leggeremo una piccola cronistoria degli avvenimenti. E prima però ricordiamo un verso fondamentale di Ezra Pound, profeta come tutti i grandi poeti. Con usura si cede il letto a vecchi decrepiti, contro natura. È evidente che il vecchio decrepito, in questo caso, è napoletano, ma in ogni caso sono tutti compari, perché si è subito parlato di un governo amato, quindi vecchi decrepiti, rincoglioniti al servizio di loro signori, sono espressione del potere usuraio, né più né meno. E allora leggiamo queste cose molto interessanti che dobbiamo a uno studioso, a un giurista studioso che si chiama Pierangelo Catalano. Anzi, i due poi sono, che hanno Pierangelo Catalano e Giovanni Lobrano. E leggiamo intanto una frase di Machiavelli. Quali accidenti facessono creare in Roma i tribuni della plebe, il che fece la Repubblica più perfetta? E però, per Machiavelli però sta perciò, dopo molte confusioni, romori e pericoli di scandoli che nacquero intra la plebe e la nobiltà, si venne per sicurare della plebe alla creazione dei tribuni. E quelli ordinarono con tante preminenzie e tanta reputazione che poterono essere sempre di poi mezzi intra la plebe e il senato e ovviare alla insolenza dei nobili. Che la disunione della plebe e del senato romano fece libera e potente questa repubblica. E se i tumulti furono cagione della creazione dei tribuni, meritano somma laude. Ecco dove il grande Machiavelli, che è un grande storico della politica, un grande politico, capisce perfettamente la valenza, l'importanza dei tumulti, cioè non ci può essere evoluzione se non c'è contrasto affermato, e oggi noi ci troviamo in una situazione di inizio di questi tumulti. Splendida. Il movimento di Grillo è semplicemente la prima fase per
paragonarlo alla Rivoluzione Francese siamo nel 1775. Non nel 1789 presa della Bastiglia, perché già la presa della Bastiglia è una fase esecutiva. Esattamente, determinante e esecutivo. Siamo alla prima fase. Perché oltre al dare la parte sua all'amministrazione popolare, furono costituiti per guardia della libertà romana. I tribuni furono veramente i difensori della libertà di Roma e l'esportazione della civiltà romana è intrinseca all'esportazione del diritto romano, che è il vero diritto, non quello degli nella altri. Nella presa di coscienza di sé del popolo, esattamente, è quello il bravissimo. Punto essenziale. E adesso entriamo nei piccoli dettagli di questa secessione. La secessione e le sue origini. Il giuramento e la tribunicia potestas sacrosancta. Secessione. 2500 anni or sono, nell'anno 494 avanti Cristo, la plebe romana in armi, guidata da Sicinio, secede sul Monte Sacro, qui, in questo posto. Qui hanno fatto il campo fortificato. A causa dell'acuirsi del conflitto che la oppone al ceto dominante dei patrizi in ogni campo della convivenza civile, e in particolare nella questione del debito. I patrizi erano gli usurai. Comandavano Maggior Giacomo, come oggi noi ci troviamo nella stessa situazione, siamo qui riduzione proprio... in schiavitù per esatto, debiti, ci siamo, i campi di concentramento in Grecia, esattamente, la quale vedi i debitori plebei oppressi in maniera intollerabile dagli usurai, foeneratores, gli usurai, foeneratores, giuramento plebeo. Nell'anno seguente la plebe romana rientrerà a Roma convinta da Menenio Agrippa della necessità della collaborazione tra i diversi ceti sociali, ma soltanto dopo aver creato una magistratura nuova. Quindi è vero che Menenio Agrippa, quello che ci hanno insegnato quando eravamo a scuola, della realtà che la popolazione è se, solo se unita funge e porta al progresso, ma è altrettanto vero che io ci sto, caro Menenio Agrippa, che vieni a nome dei loro signori, cioè mettiamoci d'accordo. Cioè, però tu mi crei siamo un po' stomaco e un po' membra tutti quanti, non solo i patrizi stomaco e membra di plebei. È naturale, vogliamo mangiare tutti, hai capito? E anzi, non vogliamo che voi mangiate le nostre spalle, che è ancora più importante. Un magistrato plebeo dotato di una protezione nuova, la sacratio capitis, di chiunque lo offenda. Tu offendi il tribuno e ti taglio la testa. E di un potere altrettanto nuovo, per la sua configurazione generale, la potestas sacrosancta, per il suo fondamento, il ius iurandum collettivo plebeo, integrato quindi con un foedus patrizio plebeo, per il suo contenuto, lo ius intercessionis contro la magistratura patrizie di governo e lo ius agendi cum plebe, è il tribunato della plebe. Caio Sicinio Belluto, il più strenuo avversario dell'aristocrazia, di infima nascita, educato poveramente, così lo descrive Dionigi di Alicarnasso. Caio Sicinio Belluto fu il capo della secessione. Le fonti antiche presentano un uomo che emergeva dalla massa e gli affrontò con forza i patrizi. Con quale animo, patrizi, ora chiamate indietro coloro che avete condotto fuori dalla patria e trasformato da liberi schiavi? Sempre Dionigi di Alicarnasso. Con lo stesso animo, tre anni dopo, contrastò Coriolano, che voleva privare la plebe della magistratura appena istituita. Attenzione, capito? Questo grande Coriolano, capito? È un personaggio molto, molto ondivago, molto di dubbio. Di cui trattò quel grande italiano mezzo inglese, che era Shakespeare. Crolla lanza in italiano. Come e Plutarco ce ne sono tanti di crolla lanza. Sì, eh? Sì, sì. È Plutarco che scrive questo. Sicinio fece parte del primo tribunato della plebe, primus tribunus plebis, in Sacro Monte, qui dove siamo noi, Livio 3:54-12, e fu rieletto due volte. Per il grande prestigio personale e non per meriti familiari. Il suo ruolo nella storia al contrario di un certo Umberto Giorgio II. Giorgio II,
che invece è stato eletto per meriti di trafficante di bassa lega, oltre che di no, meriti per familiari. Demeriti. Sì, per demeriti familiari, per demeriti di trafficante di bassa lega. Glielo andassero a riferire. E non per me. No, ma aspetta, glielo possono dare, ci portassero in tribunale. Sì, oh, sì. Fosse la volta buona che ci portano in tribunale. Vogliamo andare in tribunale. E per diffamazione, così andiamo a discutere nel merito. Esattamente. E vediamo se diciamo cazzate o diciamo cose sul serio. Con quei magistrati che hanno condannato a 8 anni un occultatore di cadavere. Cazzo. Vabbè. Il suo ruolo nella storia della Repubblica Romana è paragonabile a quello del primo console, ponendo argine alla prepotenza dei patrizi e degli usurai. Il tribunato rese perfetta la Costituzione repubblicana secondo l'opinione che manifesteranno poi, tra gli altri, Cicerone, Machiavelli, Rousseau e Babeuf. Ha ragione Simon Bolivar, ricorderà Sicinio nei suoi scritti e nella sua opera. Tribunato della plebe e libertà del popolo. Sembra quasi impossibile che un gruppo sociale in sedizione... No, va detto una cosa importante, che Simon Bolivar nel 1800... Bolivar. O Bolivar, come abbiamo chiamato. Chiamiamo come si chiama. Vabbè, in spagnolo è Bolivar. È vero? Allora, nel 1805, quando venne qui, lui era... diciamo proveniente dalla Francia dove aveva studiato e risieduto anche per lungo tempo e quindi aveva acquisito nel periodo appunto napoleonico subito dopo la fine della rivoluzione tutti i valori portati dalla rivoluzione, quindi fra l'altro anche appunto la memoria storica della secessione. Ma tutti gli scritti di Gracchus Babeuf. Babeuf muore nel 1795, l'ultimo tentativo rivoluzionario è il colpo di coda della rivoluzione dopo Termidoro. Termidoro è nel 94 e Babeuf è nel 95. C'è prova per ultima qua e muore anche lui. Andiamo avanti. Ripetiamo, sembra quasi impossibile che un gruppo sociale in sedizione abbia prodotto di getto una tale costruzione religiosa, politica, giuridica, al contempo così innovativa, complessa e poderosa. Una magistratura contro magistratura, dotata di un potere contro potere, la quale diviene il perno di una costruzione unica nella storia, la res publica del popolo romano. È importantissimo questo perché oggi ci troviamo nel pieno dell'oppressione, non solo comandano gli usurai, ma gli usurai comandano sistematicamente tutte le magistrature. Con la magistratura, infatti, se voi andate a vedere le tante, moltissime cause legali portate dal singolo cittadino strozzato contro le banche, il magistrato, senza chiedere perché o per come, fa un giudizio a favore della banca, no, ma aspetta, indipendentemente dall'usura anche nella chiaramente espressa dalla banca stessa. Anche nella famosissima denuncia di Auriti contro la Banca d'Italia, esatto, la magistratura ha espresso la propria incompetenza a giuridica, il sì, che è un assurdo, è perché se tu sei l'ordine che deve giudicare l'operato di tutto quello che avviene nello Stato, come fai a tirarti fuori? Siccome hai le leggi, tra l'altro, a tua disposizione, e nelle leggi ci sono scritte queste cose, tu, magistrato, sei il primo nemico della legge. Devi essere tagliata la testa, ti devi essere tagliata la testa, magistrato. Capito? Andiamo avanti. La Repubblica è caratterizzata dal potere laico e sovrano del popolo, cioè degli universi civis, il quale entra in relazione di comando-obbedienza con sé medesimo, populus in sua potestate, attraverso il potere di governo dei magistrati patrizi, i quali a loro volta traducono con un margine necessario di discrezionalità gli ius generalia di tutto il popolo a tutto il popolo, questo è Rousseau, in comandi specifici rivolti ai singoli. Spero di essere stato chiaro nella lettura. Questa relazione vitale, centrale, biunivica tra popolo dei cittadini e magistrati patrizi, popolo dei cittadini e magistrati patrizi, nella quale ciascun cittadino deve sapere e potere a tempo debito comandare e obbedire, si avvale di un meccanismo di cui sono parte i sacerdotes publicis, ma essa è soprattutto garantita dal tribunato della plebe. Quando qui si parla di magistrati patrizi, si dice che oggi noi siamo nella mano
siamo controllati da una magistratura in cui le selezioni vengono fatte all'inverso in funzione di specifiche raccomandazioni. E diciamo chi sono quelli che fanno carriera in magistratura, ad esclusione con uno come Di Pietro, che è chiaramente un uomo dei servizi segreti, è accettato a torto collo da questa magistratura, ma gli altri sono o mafiosi o sono massoni. Di lì non si scappa, la carriera in magistratura viene fatta in nome di queste due nomenclature, mafia, camorra e massoneria, e quindi si parla di massomafia. Poi c'erano ogni tanto qualche magistrato libero che riuscì però a incastrare, come Cordova ad esempio. La Forleo, la Clementina Forleo, esatto, giustamente ha detto non ti presentare a D'Alema, perché se ci provi non me ne frega niente della carriera. A una che gli hanno ammazzato padre e madre, esattamente, e lei lo sa perfettamente, gli rode il culo se come vede minimo qualcuno che ha le mani in pasta, esatto, in quella faccenda, che va a essere eletto a rappresentante degli italiani. Esattamente, esattamente. Allora, comandare e obbedire si avvale di un meccanismo di cui sono parte i sacerdotes pubblici, ma essa è soprattutto garantita dal Tribunale del Plebe. La sacrosancta potestas dei tribuni plebis è garante della libertà dei singoli cives dinanzi al potere di governo dei magistrati patrizi, e al contempo e indissolubilmente è garante della obbedienza dei magistrati patrizi alla volontà del popolo. Leges publice. Andiamo avanti. Nel Medioevo, saltiamo i vari punti e ci soffermiamo su alcuni elementi essenziali, perché è bello ricordare certe cose. Noi siamo sempre stati favorevoli, amanti, favorevoli a Cola di Rienzo, ad esempio. Non a caso D'Annunzio ha scritto un bellissimo libro su Cola di Rienzo. È stato corrotto negli ultimi mesi, esatto, della sua vita. Poi bisogna vedere se è stato corrotto o meno. Bisogna vedere tutto, perché sono storie che raccontano. Diciamo ah, che sì, anche sì. Goethe, la storia, stavo dicendo proprio qualche giorno fa, a chi riprende, la storia è manipolata da chi vince sempre. E chi è che vince da 1600 anni inderogabilmente? La Chiesa Cattolica, il Vaticano, che ci ha raccontato nel corso dei secoli, in particolare nei secoli bui e quindi anche tutto a venire, ci ha raccontato le storie che ha voluto che volesse, che conoscesse la popolazione. Esattamente. Perché quando tu controlli l'informazione, la formazione e la scrittura addirittura, perché allora pochissimi sapevano scrivere, ecco. Ma che non è che pochissimi sapevano scrivere, quelli che dovevano, quelli che volevano scrivere dovevano comunque farsi preti, è diverso, esatto. E quindi erano come la magistratura, è naturale. Sei sotto questa cupola, esattamente, se vuoi fare il magistrato ti solo la massoneria, se non sei un mafioso. E così anche quella versione di cui parliamo adesso. Medioevo. La funzione tribunizia dei difensori della cittadinanza resta lungo tutto il Medioevo affidata ai sindici dei comuni, ecco l'importanza dei comuni in Italia, ma anche, e in misura rilevante, ai vescovi. Nel XIV secolo in Roma Cola di Rienzo fu tribuno, 1347. Libertatis pacis justitiae tribunos et sacre romane republice liberator. Ricordiamo questa definizione importantissima di Cola di Rienzo. Figlio di carrettiere, esattamente, di fraschettaro, perché i carrettieri a Roma hanno sempre fatto la doppia funzione, esattamente, di oste carrettiere. È naturale. Ed è cambiato lui quando andò a Parigi. Quando tornò a Parigi è cambiato, è successo qualcosa a Parigi. E può darsi. Beh, sai, l'importante è sbattere la testa contro qualcosa, E propose la unificazione dell'Italia in termini di confederazione di comuni. Nella città di Bologna nel 1377 furono istituiti i tribuni della plebe. Allora è interessante come questo Cola di Rienzo non era un uomo che è venuto così dal nulla, era uno dei grandi geni italiani che emergono dal popolo. Tant'è vero che appunto concepì l'unità nazionale italiana come unità di comuni, perché a tutt'oggi la struttura unitaria del popolo italiano è espressa dalle comunalità
soprattutto dalle piccole comunità. Per fortuna che c'è ancora questo collante, perché ci sono quelli del sud che vogliono andarsi, i siciliani che vogliono andarsi, i lombardi che se ne vogliono andare, i tirolesi che se ne vogliono andare. Ma che cazzo hanno buttato a fare il sangue i nostri nonni? Esatto, e bisnonni, andiamo avanti. Età moderna. Con la crisi che segna l'evo moderno, attenzione, l'istituzione tribunizia torna fortemente nella riflessione e proposizione politica giuspubblicistica, come dimostrano i contributi di Niccolò Machiavelli, Jean Calvin e altri riformatori, Jean Calvin e Calvino, perché di Juan de Mariana e di altri monarcomachi, di Johannes Althusius, sindicus della città di Emden, e dell'altro grande teorico dello Stato moderno, François Hauptmann. L'istituzione tribunizia diventa centrale nella riflessione costituzionale del Settecento, come dimostrano, costruendo il binomio sovranità popolare e potere negativo, i grandi filosofi del diritto Jean-Jacques Rousseau e Johann Gottlieb Fichte, ma perfino il barone di Montesquieu. Quando noi parliamo di illuminismo e di pensiero illuministico che dà origine alla rivoluzione francese, sono questi gli elementi elaborati da queste persone che incidono maggiormente sulla concezione statuaria dei rivoluzionari. Nel contesto della rivoluzione francese si sviluppa la prima riflessione sullo sciopero generale, implicitamente connessa nel pensiero di Babeuf, con le antiche secessioni della plebe. Ricordiamo il Manifeste des Plebeiens su Le Tribun du Peuple, numero 35, 9 Frimaio, anno 4, 30 novembre 1795. Poco dopo l'hanno fatto fuori. Que le monde sacré ou la Vendée plebeienne se forme sur un seul point ou da chacun de 886 départements. Que il Monte Sacro o la Vendea plebea si formi su un solo punto o in ciascuno degli 86 dipartimenti. Età contemporanea, il riferimento al tribunato resta essenziale in alcuni tentativi ottocenteschi di costruzione delle repubbliche. In America, soprattutto Simon Bolivar, che inaugura il proprio impegno politico precisamente con il giuramento sul Monte Sacro nel 1805 e stabilisce un tribunato nella Costituzione di Bolivia del 1826. Ma si può ricordare anche lo statista nordamericano John Caldwell Calhoun. In Europa soprattutto il progetto di costituzione della Repubblica Romana del 1849, ecco perché è importante. Grande, grande statuto. Romana, grande statuto. Rivoluzionario vero. Esatto, la forza, la costanza e il coraggio di creare una Costituzione, presentarla al Parlamento, votarla mentre i francesi erano in attacco. Stavano entrando a Roma. Esatto, era sotto bombardamento. Esattamente, stavano entrando a Roma per ordine del Papa. Redatto dal mazziniano Cesare Agostini. Santo Papa, Santissimo Padre. Cesare Agostini e le discussioni a quella assemblea costituente. Si possono ricordare, ricordiamo che i progetti di Costituzione della Repubblica Romana del 1849 furono due, non uno solo. Si possono ricordare anche le dottrine di Gian Domenico Romagnosi e di Pietro Ellero. È importante Gian Domenico Romagnosi perché ovviamente il Romagnosi, essendo stato un uomo di grande cultura, un precursore dell'unità nazionale nell'ambito di un cattolicesimo che la Chiesa fu la prima a non prendere molto in considerazione, resta sempre un elemento fondamentale della storia nazionale. Da Machiavelli alla Repubblica Romana del 1849. Stiamo concludendo con alcune considerazioni piuttosto importanti. La riflessione sul tribunato inizia da Machiavelli e perfezionata da Rousseau si sviluppò dopo gli avvenimenti di Termidoro, particolarmente in Fichte, in Babeuf e in Buonarroti. Quindi Buonarroti faceva parte della cosiddetta congiura babuvista, cioè della congiura di Babeuf, e riuscì a salvarsi mentre Babeuf fu ucciso nel 95. Assemblea costituente della Repubblica Romana nel 1849 e fino a Lenin, il quale nel 1918 eliminò
la proposta di istituire un tribuno dei soviet. E qui vorrei che l'amico Pucciarelli ci spiegasse perché vieni. Vengo dopo. No, adesso lo devi spiegare, ne abbiamo già detto con molte interviste. Un attimo che si addobba. Perché? Sono cappellino degli alpini. Perché Lenin rifiutò la proposta. È incredibile. Ma noi glielo diciamo questo verso. Allora presente dai, il nostro amico. Cosa ti devo dire, Giorgio? Per quale ragione Lenin rifiutò la costituzione di un tribuno del popolo sovietico? Ma evidentemente perché nella costituzione dei soviet non era, anzi, era scartata a priori questa figura. Esattamente perché? Ma dimmelo tu, Giorgio, dai, su. L'abbiamo detto in tante nostre interviste, quello di anche tu. Va bene, ma che mi fanno interrogatorio adesso? No, lo devi dire tu. Vabbè. Evidentemente c'è dietro al sovietismo e quindi alla costituzione dell'Unione Sovietica ci sono tanti altri misteri fini. Che andrò tra poco ad illustrare sulla base di questo supporto di libri e di documentazione che ho portato con me. E vorrei subito prendere per quanto... Se Lenin era stato finanziato da lor signori, non poteva accettare che ci fosse una rappresentanza popolare nei soviet. È come se Napolitano pretendesse di fare appunto un tribuno della plebe che andasse a sfrugugliare quello che allora, fa lui. Mettetevi bene, guardate bene il titolo di questo libro, io l'ho mostrato parecchie volte. The Chief Culprit, il culprit. Principale colpevole. È scritto da un tale che si chiama Viktor Suvorov, alias Vladimir Rezun, che era un ex funzionario del GRU, della polizia segreta sovietica. Tutti sanno che l'Unione Sovietica è stata finanziata per tutta la sua esistenza dall'elite di potere, chiamiamoli così, progettisti, come vengono recentemente definiti i progettisti di questo nuovo ordine mondiale, nuovo oppure antico. O vecchio, antico, oppure a venire, come sarà. Comunque, ordine mondiale è. A cominciare dal finanziamento che fu fatto dal banchiere Jacob Schiff nel 1917 a favore di Lenin e Trotsky. 20 milioni di dollari nel 1917 servivano al successo della rivoluzione bolscevica. E qui entriamo naturalmente in un discorso molto più ampio. Ma l'importante è che noi abbiamo ho già esposto in varie situazioni. Continueremo a fare. E vorrei spiegarvi anche perché, in poche parole, perché non amo le interviste molto lunghe che poi diventano tediose per chi ci ascolta, e direi che è singolare anche quanto è accaduto nel 1991 con il crollo dell'Unione Sovietica. Non è stato un po' strano, non è stato un po', come dire, nemmeno preparato, ma è avvenuto così, c'è stata un'implosione senza nessun avviso preciso. Ma perché? Evidentemente il sistema economico dell'economia pianificata non aveva più un senso, e perché evidentemente era finita, era esaurita quella che era lì la funzione dell'Unione Sovietica, senza con ciò voler dire che il collettivismo dall'Unione Sovietica non avrebbe dovuto poi diffondersi in altre parti d'Europa. Voi guardatevi intorno, la società collettivista con la situazione dell'euro non è stata instaurata e costituita qui in Europa? C'è qualcuno che può smentire questa evidenza? Non a caso Napolitano, presidente della Repubblica, vecchio trafficante. Finisci, comunista, dai, vecchio trafficante la seconda qui entriamo veramente nel drammatico, perché invito chi mi sente a riflettere sulla la seconda elezione alla presidenza della Repubblica mai accaduta nella storia della Repubblica Italiana. Con questo ritornerò più tardi, magari mi metto un altro cappellino. Esatto, allora qui concludiamo sull'aspetto della potestà negativa, concettualmente, che è appunto quella di poter contestare.
il potere oppressivo di chi ti opprime. Questa contestazione viene fatta e viene accettata implicitamente nella Costituzione italiana, l'articolo 40, che riguarda il diritto di sciopero. Ora, qui il discorso è complicato e non siamo qui noi in questo momento a illustrare la questione. Sta di fatto che il diritto di sciopero è la diretta conseguenza del concetto del tribunato della plebe. Solo che il diritto di sciopero, nel momento in cui tu lo fai gestire da uomini dell'apparato, come hanno ampiamente dimostrato, che passano da una carriera sindacale a una parlamentare, politica, a una presidenza della Repubblica, ma di tutto, allora una presidenza della Repubblica, di tutto, caso di uno che è stato per tanto tempo come gli pare, segretario generale della CISL, cioè del potere reale, perché la CISL ha sempre rappresentato la centralità esattamente del sistema democristiano, quindi della Chiesa sulla società, sul lavoro italiano, davvero che la maggior parte degli iscritti alla CISL sono tutti dipendenti pubblici, diciamo queste cose. Questo personaggio, che è stato il primo a essere presentato come Presidente della Repubblica, a dimostrazione che ci troviamo in una situazione di stallo, è stato trombato anche lui, col nostro grande piacere, faccia da imbecille, faccia da cretino, che è sempre stato complice è pagato in maniera Meno complice di quelli che ci stanno oggi. Oltretutto dovremmo entrare nel merito di questa storia, ma è inutile che facciamo. Allora, il fine politico è interessante dire come qui l'interpretazione politica di questo aspetto del potere negativo rappresentato dallo sciopero è espressa in maniera molto chiara, perché come noi abbiamo sempre asservito, tutto è politica, tutto quello che avviene è politica. Il fine politico è il fine ultimo, inevitabile di ogni fine intermedio, economico, rivendicativo, eccetera. Ogni sciopero è in ultima analisi un grande atto politico, di pressione politica. Tende alla trasformazione della società e della civiltà di cui manifesta le carenze. È iuris civilis corrigendi, grazia. Ora ripetiamo, il grande sciopero, lo sciopero generale è quello che noi stiamo aspettando. Prima o poi scoppierà, ma sarà vero, non quelli gestiti dalla loro signore come è avvenuto negli ultimi decenni. Fondamentale per l'inizio della ricostruzione storico-dogmatica è un articolo pubblicato da Giuseppe Grosso nel 1953 nella rivista della Facoltà Giuridica Romana, tramite l'assimilazione del diritto di sciopero al potere tribunizio e soprattutto al suo aspetto negativo, l'intercessio. Il Grosso sottolineò che era difficile fare una distinzione tra sciopero politico e sciopero economico. Egli affermava che nel quadro di un ordine democratico vi sono sempre più larghe implicazioni politiche del diritto di sciopero e del potere sindacale. L'aspetto negativo della sovranità dei cittadini, il Monte Sacro. L'esilio, la secessione, la resistenza, lo sciopero generale sono stati espressioni storicamente determinati dell'aspetto negativo della sovranità dei cittadini. Si può parlare del potere negativo che ne pouva rien faire pe tout empêcher. Rousseau ha detto una cosa fondamentale: non potendo fare niente, noi possiamo impedire tutto. Questo è lo spirito della rivoluzione e della rivolta. Secondo le parole di Rousseau, a proposito della secessione e dello sciopero, ma bisogna distinguere, a mio avviso, tra potere negativo diretto, ossia esercitato direttamente dai cittadini, appunto secessione, sciopero generale, e potere negativo indiretto, esercitato attraverso strumenti designati genericamente come tribunato. Tribuni plebis, tribunal de fort, grand jury national e via dicendo. E con questo abbiamo terminato.